Benvenuti all'undicesima puntata di Smoys Place Stellaris. Ci siamo lasciati con delle promesse di guerra. Inizio subito a mandare avanti la speed perché dobbiamo arrivare per poter dichiarare guerra ai nostri rivali della Light Clista Communities Pursuit al complete. Construction complete. 2263. Oh mio Dio, arriva di tutto. Oh, siamo riusciti ad aumentare la nostra capacità energetica anche se siamo messi già bene. E quello che voglio tentare di fare è aumentare anche la nostra flotta il più possibile fino ad allora e gli armamenti. Possiamo ricercare per la physics questo Satramin Refining, ma Satramin Gas probabilmente non ci serve, serve per mantenere più unita la società, non è qualcosa che ci interessa più di tanto. Oltretutto abbiamo trovato anche l'Imari Empire nuovo, adesso andremo a vedere chi sono e cosa vogliono. E punterei invece ad aumentare l'energia sulle nostre navi. Sì, decisamente. Andiamo a vedere cos'è questo impero. È un despotic empire, xenophile e collettivisti. Non sono particolarmente interessanti. L'unica cosa buona è che sono rivali di alcuni nostri vicini. Per ora non abbiamo problemi però con loro. Abbiamo trovato qua un Arid World da 23 e direi che è il nostro pianeta per tentare di aumentare il nostro spazio vitale. Abbiamo una colony ship e lo mandiamo a colonizzare questo pianeta. Dove lo mettiamo? Direi che questa potrebbe essere una buona scelta. No, lo chiamiamo Manino, un termine un po' gergale per un tipo di funghi che mi piacevano molto. Oltre a quello, abbiamo ancora qualche spazio per la flotta. Andiamo a vedere un giro di spazioporti. Giro di spazioporti, abbiamo già il massimo per quanto riguarda Manita, però possiamo aumentare ancora per quanto riguarda Sphinferly. System survey complete. Come superficie, siamo al pieno per Manita, messi molto Construction bene. complete. Research complete. Attenzione, State of Ida Ixa è garantito dalla Coalition of Casmacaton. Ok, poi abbiamo New Research, abbiamo i Plasma Thrusters, questo è molto buono. Io aumenterei la potenza di attacco delle nostre navi. La nostra Construction Ship è qui, la manderei però qua pronta a prendere tutte le risorse di questi pianeti, saranno molto interessanti. Poi la Science Ship ha finito di fare la ricerca lì, la mandiamo qua sopra e la manderei anche qua. Visto che mancano ancora qualche anno, manderei la nostra flotta a fare battaglia qui. Stiamo perdendo energia, ma tanto fra poco ne faremo non poca, quindi non è un grosso problema. E guardiamo se possiamo aumentare qualcosa. No, però stiamo quasi per avere questa centrale operativa, quindi non ho più tanto problemi. Mentre sta Construction andando complete. avanti, andrei a sistemare le nostre navi. Ship designer. Perché, attenzione, Coalition Casco. Ok. Il nostro leader, senti, lo scienziato è aumentato. Allora, voglio però, nello ship designer, andare a vedere un attimo cosa possiamo fare. Non molto al momento. Però possiamo aumentare i thruster.
Ah, il che significa che dobbiamo aumentare necessariamente anche la potenza delle nostre batterie. Ah, e qua casca l'asino. Abbiamo bisogno di mettere almeno questo lì, esatto. Però forse possiamo cavarcela in questo modo e rimettere di solito qua sotto. Abbiamo bisogno di un... Ah, non posso, non basta. Niente, dobbiamo mettere per forza così. Quando aumenteremo la nostra, le nostre capacità sarà molto meglio. Questa è la destroyer che non utilizziamo e infatti la tolgo. E invece possiamo iniziare a vedere per qua. Abbiamo un meno 2, però ci basta modificare così per andare al meglio. Poi passiamo all'altra, alla smazzolatrice. Anche lei ha bisogno di qualcosa. Anche questo ha bisogno di qualcosa. E siamo a posto. La cruiser, la risottata, è perfetta così com'è. Perfetto. Andrò poi a modificare anche le navi civili, ma in questo momento non è importante. System survey complete. Ok. Alla fine non abbiamo trovato nemici qua. Allora a questo punto vai a ingrandirti. State pida X. Entra nella... No, non ci posso credere. È un non-aggression pact. È ancora abbastanza buono. Spero che non mi attacchino alle spalle. Se devi da X sono pacifisti, quindi direi di no, fanatici pacifisti e individualisti. Però se dichiariamo guerra noi potremmo entrare, uscire dalle loro grazie. Quindi Kino Stellar Union con nati United Team. Quindi stanno entrando anche loro in un patto di difesa, che sono i miei due potenziali futuri alleati. Ships upgraded. Construction complete. Fantastico. Abbiamo la colonia. Manine è avviato. Ha Wild Storms, quindi ha più physics ma meno abitability and happiness. Però più happiness e migration attraction per via della natural beauty. Quindi direi che stiamo andando abbastanza bene. Inizio a liberare un paio di posti man mano che ci... che aspettiamo la colonizzazione. Research complete. Anomaly found. Research, perfetto. Naval capacity più 10%, questo potrebbe darci ledge per fare più navi in tempo. La nostra construction ship ha bisogno di prendere questi mining station, poi decisamente le mining station, le research station qui e anche le research station qui, e sarebbe anche questa in realtà, però non abbiamo ancora abbastanza. La nostra science ship sta facendo lì e poi può andare tranquillamente a fare anche questo, così è fatto, e questo. Perfetto. Su Amanita iniziamo a fare qualche cruiser in più. Abbiamo spazio.
Derelict Cruiser. Sì, decisamente. Dov'è il nostro scienziato? No, fa immediatamente questo special project. Ah, è solo di livello 2. Niente. Finisci di fare la service system lì, poi fallo qui e poi fallo qua. Niente, deve crescere. System survey complete. Io faccio un altro spazio. Upgrade lo spazio porto. Unemployment. Chi è che è unemployed? Ah, lui se ne sta andando. Vabbè, non c'è problema. Possiamo fare tranquillamente un power hub, per esempio. Anche su Amenite sarebbe da fare un power hub, a dire il vero. Però non abbiamo più spazio. Sarebbe da eliminare una di queste. Bisogna eliminare una di questi produttori di cibo di Hydroponic Farm quando li aumenteremo di livello. Oppure potremmo eliminare uno di questi di minerali, però al momento non mi sembra una buona idea. Lo faremo più avanti. Per quanto riguarda loro, invece, iniziamo a togliere le sinkhole, perché bisogna iniziare a aumentare l'output di cibo, e iniziamo a fare questa. Un po' più di materiali. Beh, qualcosa si sta muovendo. Construction complete. Construction complete. Il nostro scienziato è aumentato di livello, però bisogna che arrivi di quarto. Sarebbe. Construction complete. Sì, facciamolo. Datemi un secondo, perché secondo me bisogna iniziare a fare un assault army. 4 van bene. Le ricerche stanno andando avanti bene, siamo al 59. Allora, spazio porto. Non abbiamo ancora abbastanza minerali, ma voglio fare un'altra cosa. È morto. Construction complete. Ah. Bisogna costruire una nuova spaceship e reclutare un nuovo scienziato. Quindi, leader, eccoci qua. Cosa prendiamo? Survey speed, anomaly discovery chance. Questo è più giovane, andiamo di questo. Come va il resto del mondo? Qua è nato. Sono riusciti a portare su questi. Sono materialisti, sarebbero perfetti. Non aggression pact. Però non sono ancora dei. Non sono sotto di loro. Questo è buono. C'è ancora un impero che non conosciamo, che è federato comunque con gli Etheratic Union, che sono decisamente i rivali più pericolosi che abbiamo. Construction complete. Incoming transmission. Sono diventati nostro protettorato. Questo è buono. Incoming transmission. Sì. Non aggression pact è perfetto, perché questo vuol dire che loro sono isolati. Construction complete. Attenzione, cosa dice? Subject integration begun. Oh! Chi sono? Steady Decks started to integrate Blessed Ican Council, che sono questi qua, quindi stanno tentando di unirsi. Come giusto che sia, ridurre un po' la complessità dell'universo può solo aiutare, in realtà. Abbiamo fatto i missili, questa è ottima cosa.
Direi che possiamo iniziare a fare delle railgun. Qua abbiamo una facility senza nessuno a gestirla. Aumenterei anche questo e ci mette, sposterei proprio questo qua. Però quasi quasi. Sì, va bene, tanto ne abbiamo tante di energia. Ne abbiamo un'altra qua, senza nessuno. Questa è tutta gente che si sta spostando verso il mondo nuovo, eh. Allora, qui decisamente possiamo fare quello. Stiamo perdendo minerali. Quanto cibo abbiamo? Siamo in negativo, quindi non possiamo perderci nulla. Nello spazioporto potrei fare delle hydroponic farm, non le possiamo fare. Questo non va molto bene. Allora, quello che devo fare è fare un editto per aumentare il cibo. Andando? Opportunity, capacity overload, production targets. Spirit of Science, no, no. Ah, non l'abbiamo ancora. Dannazione, è un problema questo. Spero di riuscire ad arrivare allora a quella tecnologia il prima possibile. Diamo un'ultima controllata. Sono stato Uber Alaxis. Abbiamo trovato qualcuno. Materialisti, militaristi, collettivisti. Fantastico. Oh, finalmente iniziamo a trovare qualcuno con cui possiamo chiacchierare almeno, senza doverci trovare in scontro. Qui sono pacifisti xenofili, per cui dubito che avremo mai a che fare violentemente. Oh, la galassia si sta popolando. Ancora nessun Fallen Empire. Cioè, se andiamo a vedere i contatti e togliamo gli altri, togliamo i primitivi e togliamo gli Empire, non ci sono. Terrificante questa cosa. Ok, andiamo avanti. Oh, abbiamo la Science Ship. Mi ero dimenticato che non l'avevo ancora assegnata. E iniziamo ad assegnarla. Service system e poi vedremo. Per ora quella. Voglio arrivare al 63 senza grandi sconvolgimenti e Construction complete. sistemare la flotta in modo che all'inizio della prossima puntata iniziamo con la battaglia vera e propria. Finalmente, che sono ormai so che state aspettando da un po' di iniziare a menare le mani. E so che è qualcosa di abbastanza interessante da vedere, per cui non disperate. Il gioco è lento, non ci sono molte cose da dire a riguardo, ma arriva un punto, prima o poi. Iniziamo ad aumentare tutte quante le nostre Planet Administration, lo facciamo perché così aumenta sia Construction complete. l'influenza, Construction complete. e inoltre la spendiamo, visto che non la stavamo spendendo poi molto. Research complete. A manita, spazioporto, fammi una cruiser appena puoi, o research complete, new research, attenzione, ce n'è una che è rara, che è una strategic resource che aumenta il sensor range e l'FTL speed se viene utilizzata. Altrimenti ci sarebbe l'hyperdrive. Però questa è rara, quindi la voglio prendere perché sono cose interessanti. E appunto torniamo sulla manita, spazioporto, la cruiser non abbiamo ancora molto, dobbiamo aspettare un mese. Eccola qua. System survey complete. Allora, in realtà questo serve. Research complete. Un'altra ricerca completa. Perfetto, con questo abbiamo aumentato la nostra. Oh, attenzione. Questo potrebbe aumentare la felicità, che è sempre una cosa buona. Altrimenti abbiamo una Frontier Clinic che aumenta il cibo, cosa che anche questa è buona. Vado di Frontier Clinic solamente perché può servire molto qua da manite. La metterei qua.
E la metterei anche qua in realtà. Perché siamo a meno 1. Però mi sa che la Frontier Clinic non la fa. Non so se varrà la pena per un pianeta così avanzato, ma construction complete. State with X, defensive path con allied click stack. Construction complete. Construction complete. Dai, che ci stiamo avviando finalmente. Abbiamo un sacco di spazio ancora per delle navi, quindi ne costruirò un'altra. A breve, appena abbiamo minerali. Questo Sunship ha fatto le survey di entrambi, molto interessanti. Allora la mandiamo qua, iniziamo a fare l'altro pezzo. In realtà molto interessanti solo per l'output di questi 10 minerali. Borders closed con Midari Hierarchy. Chi siete? Chi sono questi? Oh, sono qui. Midari Hierarchy. Militaristi e xenofobi. Non mi stupisce che ci abbiano detto che pippe. E invece i Kixlufran Mandate. Questi. No, aspetta. Sì. Kixlufran Mandate. Ah, loro. Che sono fanatici spiritualisti e xenofobi, delle simpatie proprio, cioè Torquemada reincarnati in uccelli, cioè veramente. Ok. System survey complete. Quasi pronti, signore. Loro sono ha un defensive path con lo State Build X. Che però ha un non-aggression pact. Quindi forse non rientrano in guerra. Onestamente non lo so, lo scopriremo solo andando avanti. Qua ci sono delle space amoeba abbastanza grosse. Oh mio Dio. Un po' lunga come cosa. Qua ovviamente non possiamo andare, esatto, solamente facendo il giro. A questo punto andrei a fare il service system dei sistemi che sono occupati da altri stati, ma vicini, più vicini almeno. La nostra construction ship ha fatto più o meno quel che poteva fare. Un po'. Ho fatto un outpost, potrebbe essere un overkill. Però per ora forse non è una cattiva idea tenerlo. Amanita Rules, fammi una cruiser. Construction complete. Research complete. Research. Settlement cost, habitability più 5% potrebbe essere interessante, altrimenti il biolab, che non l'abbiamo ancora fatto. Construction complete. Siamo quasi pronti. Abbiamo ancora 11-22. Manca poco. Research complete. Non abbiamo ancora ricerca. Cosa mandiamo? Potremmo fare il Cruiser Assembly Plants o l'Advanced Railgun. Advanced Railgun mi sembra una buona cosa. In sua manita faccio ancora una Cruiser. ...4000 mi sembrano abbastanza tosti. Voglio Incoming Transmission. Prendi proposal Star Charts con gli Allied Chaskeran. Non è una cattiva idea. Iniziamo
a scoprire un po' di più. Iniziò a fare anche le star charts con loro. Perché voglio... Abbiamo trovato della gente. Research, research. Special project complete. Galactic Tendzun Coalition. Militaristic xenofili. Ok. Continuiamo a non trovare quello che stiamo cercando. Allora, per questa volta è tutto. Ragazzi, vi ringrazio. La prossima volta si inizia a battagliare, anche perché abbiamo la nostra flotta al completo. E questi simpaticoni sono equivalenti a noi, ma secondo me dovremmo riuscire a batterli, sempre che non entrino anche loro nella mischia. Se così accadrà, accadrà. Una buona giornata a tutti, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo domani. Buona giornata, ciao ciao!